E buonasera, ben trovati a tutti i nostri amici che ci seguono sui nostri social e canale YouTube. Non poteva mancare come appuntamento di primo ordine questa sera Mister Alberto Zaccheroni, Stefano Agresti e Eugenio Albarella, compagni di avventura in 4 anni magnifici in Giappone. Mister, grazie per aver accettato l'invito. Buonasera a tutti. Grazie Stefano per esserti riuscito a collegare. Abbiamo avuto qualche problema col microfono, però abbiamo risolto. Buonasera a tutti. Grazie a Eugenio, ma Eugenio diciamo è di casa con noi, con i ragazzi nostri della SES, perché abbiamo fatto diverse cose insieme, quindi conosce un pochino tutti i ragazzi che ci sono dietro. Niente, Buonasera a volevamo... voi. Non ti ho fatto parlare, scusa. Niente, volevamo parlare tutti insieme, mister, dei 4 anni del Giappone. Quando tutto partì, un famoso venerdì 17, tra l'altro Eugenio, quando sentì quella data di partenza, da buon napoletano, non era neanche tanto convinto di partire, perché sia mai che col fatto che era un venerdì 17, da buon napoletano non se la sentiva. Scherzi a No, no. parte. Sai che sono un napoletano svizzero io, quindi certe E cose non ci credo. siamo partiti alla volta del Giappone per poi dopo preparare pronti via subito due amichevoli importantissime, l'amichevole con l'Argentina e l'amichevole in trasferta con la Corea del Sud. Mister, cosa si ricorda di quei momenti della partenza, dell'arrivo, dei primi giorni e soprattutto della prima partita che a mio avviso è stata fondamentale per tante cose? Ma io, che giorno era quando abbiamo giocato contro L'8 ottobre. l'Argentina? 8 ottobre. No, beh, io ero arrivato un pochino prima di voi perché io ero arrivato in una domenica soleggiata, dove non so se fossero al mare, anche se loro al mare non ci vanno, però mi ricordo che sono sbarcato, sono salito su un taxi. Per andare in città e non c'era anima viva in giro, probabilmente per il gran caldo che c'era. Voi è vero, voi siete arrivati dopo. Beh, dopo l'attesa, c'era una grande attesa per quella partita, perché ovviamente non avevamo avuto contatto con questi giocatori, per noi erano decisamente sconosciuti, non conoscevamo le caratteristiche, non conoscevamo la cultura, non conoscevamo la personalità, e dover andare ad affrontare due squadre, le peggiori che potevamo affrontare, perché affrontare l'Argentina di Messi e la Corea del Sud, che guardando i precedenti e anche il seguito, queste due squadre, mi piace sottolinearlo, c'era l'abitudine tra la Corea del Sud e il Giappone di organizzare una barra due partite all'anno. Ma questo ci può anche stare. Quello che non ci sta, e quello che preoccupava un pochino, è che chi perdeva sostituiva l'allenatore. E quindi appena eravamo appena arrivati, dovevamo affrontare prima l'Argentina di quel momento, perché non c'era solamente Messi. No, io ricordo che lì davanti c'erano giocatori come Tevez, c'era Milito e Lavezzi, E Lavezzi. condito con un po' di Messi, come si suol Sì, dire. c'era anche. E poi dopo, appunto, dopo questa partita, andare a giocare contro la Corea del Sud, e poi peraltro in trasferta, vabbè, però che cambiavano allenatore quando perdevano con la Corea ancora non lo sapevamo, quindi l'abbiamo affrontata bene. Beh, c'era questa grande curiosità. Non abbiamo avuto neanche tanto modo di vederli in campionato, questi giocatori,
ci siamo fatti consigliare dallo staff giapponese che aveva maggiori informazioni di noi, quindi siamo andati in fiducia con loro. Siamo andati a cercare, noi forse ci abbiamo messo del nostro andando a cercare un centravanti che non fosse 1,58 o 1,60, perché i giapponesi non si evidenziano per centimetri, i centravanti erano tutti piccoli, e quindi andavamo a trovare Maeda, Giulio Livata, soprattutto per la fisicità che, e il dinamismo che aveva, perché non era solo fisicità, aveva anche un buon dinamismo, e poi la porta la vedeva anche discretamente. E quindi abbiamo fatto questo, siamo arrivati a questo appuntamento. Voi non li avevate visti, però io avevo visto due amichevoli con il direttore sportivo in panchina. Paraguay mi sembra. Sì, Paraguay e... Giamaica, no? Eh? Giamaica? No, era... Paraguay. Paraguay e... Sicuro, Paraguay sicuro. Quell'altro... No, due sudamericani, mi sa che erano due sudamericani. Sì, e lì mi sono fatto un'idea su alcuni giocatori, perché è stato bravo il direttore sportivo Ara, che è andato in panchina a far giocare prima una squadra, nella prima partita una squadra e nella seconda partita un'altra squadra, così ho potuto vedere più giocatori. E lì c'è stata la prima conoscenza dei giocatori, poi dopo siamo andati a vedere qualche partita e abbiamo completato l'organico. Sì, mi ricordo quando poi siamo atterrati, il tempo di riandare in federazione, fare la presentazione, e poi subito, perché era sabato, subito tra sabato e domenica andare a vedere delle partite in giro di J-League. E la prima partita andai a vederla con Stefano. La partita dell'Urawa Reds andiamo a vedere, ti ricordi Stefano? La partita in Giappone andiamo a vedere insieme l'Urawa Reds e subito ti innamorasti di un giocatore dell'Urawa Reds, tale Araguchi, ti ricordi? Sì, è vero, è vero. Giovane era, molto giovane era. A parte innamorarsi di un giocatore, l'impressione che abbiamo avuto quando abbiamo visto quello stadio pieno, Fantastico. loro poi avevano quella bellissima caratteristica, i tifosi, di indossare tutta la maglia della squadra, no? Quindi tutto lo stadio dello stesso colore, era una sensazione bellissima, veramente. Anche l'avevamo avuto anche con la nazionale, perché la partita con l'Argentina, lo stadio era pieno ed era tutto fatto, tutti indossavano la maglia della nazionale, era una cosa meravigliosa, veramente, una sensazione stupenda. Poi diciamo anche in quelle 2 o 3 settimane di lavoro e poi con i 10 giorni di ritiro che ci sono stati per le due amichevoli, anche con il prof si è diciamo anche provato a lavorare in che maniera, visto che erano i primi allenamenti, come hai approcciato tu dal punto di vista atletico? Ma sai, io parto dalla massima che il mister ci disse quando iniziamo questa esperienza, che secondo me poi è stato il sale dell'avventura, la loro cultura, le nostre idee. Abbiamo cercato per quanto è possibile di entrare a punta di piedi, ci ha permesso con questa forma mentis, con questo approccio di capire quali potevano essere le dinamiche, cercando per quanto era possibile inserire piano piano le nostre metodiche, e questo devo dire la verità, ci ha portato un grande riscontro. Era la prima esperienza da allenatori da nazionale, quindi abbiamo cercato per quanto è possibile di non stravolgere sia le metodiche, ma soprattutto in quello che era le loro capacità di approcciarsi al lavoro. E quindi abbiamo cercato di rispettare molto la loro cultura, il loro modo di lavorare. E quella prima settimana ricordo un doppio allenamento che noi proponemmo dopo 2 giorni.
e già lì ci rendemmo conto che era semmai qualcosa da rivedere, perché loro non erano abituati a fare il doppio allenamento, e questo ci è servito nella gestione poi dopo futura della nazionale a moderare anche i carichi, a cercare di essere sintetici nelle proposte che noi facevamo, e la capacità del mister poi dopo di essere con un occhio clinico più avanti di noi ci ha dato un grosso contributo. No, no, assolutamente. Quando si va all'estero, io non so che chi ci ascolta, se ci sono degli allenatori o futuri allenatori ai quali può capitare di andare ad allenare all'estero, ovunque vada, quello che hai detto prima Giampaolo, che io avevo detto, prima cosa da fare è rispettare la cultura del paese che ci ospita, dentro e fuori dal campo, quindi senza di quello non si riesce a catturare, l'ambiente, a catturare i giocatori. E noi quell'anno lì, la nostra chiave secondo me è stata quella di, appunto, di catturare i giocatori. Però volevo dire prima una cosa che mi ha condizionato i 4 anni in Giappone, prima che arrivaste voi, il giorno della mia presentazione, in questo mega albergo che mi hanno fatto passare non so da quante cucine per raggiungere questa sala, perché nessuno mi doveva vedere prima di entrare in questa sala di presentazione, io me la ricordo. Magari era una sala da ristorante, probabilmente, usata solitamente per i matrimoni, però io me la ricordo come una porta aerei, di quelle dimensioni. Non so quante televisioni c'erano, non so quanta gente c'era, e l'aria si tagliava a fette. La sensazione mia era di dover dichiarare guerra a qualcuno. E la tensione, no? Che si può, immagino io, no? Perché veramente c'era una tensione in questa sala, nell'espressione della gente, che sembrava una cosa di Stato, veramente. E per loro, qui l'abbiamo capito dopo, la nazionale ha una visibilità mostruosa ed è molto, molto importante negli equilibri di quel paese. Poi quando siamo arrivati alla prima partita con l'Argentina, basta, e di tanto in tanto mi capita di rivedere alcune foto, simbolica di quella, quanti giornalisti avevo io che mi fotografavano seduti in panchina? No, era impressionante tutto, è stato certo. Una cosa che non si è mai vista, da nessuna parte, un interesse tale. Al di là dell'Argentina, perché poi dopo abbiamo visto che anche nelle partite successive, in tutti i 4 anni, era una costante, quindi non era legato a questo appuntamento. Quindi, e poi aggiungiamo pure che, quindi quanto era passato, abbiamo detto, dal 30 di agosto, poi un mese, quanto era passato? Per settimane. Ed ero conosciutissimo, perché ovunque andassi tutti mi riconoscevano, quindi vuol dire che le televisioni la mia immagine l'hanno fatta girare ovunque, in lungo e in largo, cosa che non abbiamo riscontrato nelle esperienze successive, quindi per dire quanto forse probabilmente è molto più importante in quel paese la figura della nazionale in generale. No, poi appunto mister, anche con la partita iniziale, il debutto con l'Argentina, che io sono dell'avviso che nulla viene per caso, la vittoria non è stato un caso con l'Argentina, ma è stato frutto di una preparazione, oserei dire quasi perfetta, della partita, studio dell'avversario e preparazione in campo della squadra in funzione dei giocatori che avevamo a disposizione, perché c'è stato un attentissimo studio da parte di tutti. Io mi ricordo con lo staff, mister, insieme a lei, con Stefano, Maurizio, Eugenio, l'analisi dell'Argentina l'abbiamo fatta proprio alla maniera
perfetta. Abbiamo fatto proprio una radiografia della squadra ed è stata fondamentale per far sì che poi venuta fuori questa vittoria storica, perché era la prima vittoria per il Giappone, ma non è stato certo un caso. Questo penso che siate d'accordo con me in questo. Sì, anche se non so se voi condividete, io vedendoli dopo in campo non ero preoccupato, ero preoccupato solamente di un giocatore. Era impossibile da fermare, da marcarlo, che era Messi. Con tutti gli accorgimenti, perché era molto più facile marcare Tevez, l'avevo davanti agli occhi. Io mi ricordo tantissimo. Oggi immaginate 10 anni fa, mamma mia, cambiavano allenatore. Dopo quella sconfitta cambiarono immediatamente allenatore. Batista mandarono via, esatto. Io mi ricordo soltanto la settimana della preparazione alla partita e l'ultimo allenamento in particolar modo, perché oltre alla parte iniziale di reattività eccetera eccetera c'era la famosa partitella finale, che per 20 minuti rimanemmo tutti impressionati dalla tecnica del gruppo, giocavano a due tocchi, una cosa meravigliosa. Però mi ricordo che alla fine Alberto fece il discorso alla squadra, disse: bravissimi tutti, però ci sono anche le porte, no? Qualche volta bisogna anche tirare in porta, perché sennò altrimenti non si vincono le partite. Perché giocavano benissimo, ma giocavano tutto in orizzontale, tum 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 tum, e non tiravano mai in porta. E questo noi in un certo senso siamo riusciti un po' a trasmetterlo, perché caricare un po' più piano, però siamo famosi per cercare la concretezza nel mondo, quindi. No, ma io ricordo che da subito il mister, quando arrivammo e facemmo le prime riunioni con appunto i nostri corrispettivi giapponesi, l'obiettivo che lui subito si prefissò era quello di dare subito un'impronta per il futuro, visto che l'obiettivo finale era il mondiale. Già dai primi giorni, già dalle prime uscite fra virgolette nostre nell'andare a visionare il campionato, quindi a conoscere in quale realtà ci stavamo calando, il trovare alternative a giocatori che allora sembrava, se noi riuscivamo a trovare giocatori più bravi o perlomeno che potenzialmente erano equivalenti, mi sembra che dall'86 in giù ci eravamo prefissi, allora dovevamo fare delle scelte. Tant'è vero che già nella prima convocazione contro l'Argentina facesti delle scelte che erano abbastanza forti e ti accollasti il rischio di dare subito un segnale al gruppo, che poi si è determinato vincente per poi proiettarci a una competizione come era il mondiale. Ti riferisci a prima della partita o dopo la partita? No, mi riferisco che già alla prima convocazione facessi delle scelte di non convocare per esempio il capitano del mondiale o a giocatori che in qualche modo dal tuo punto di vista giustamente in prospettiva costruire e appunto però sai pronti via, sai la partita d'esordio contro l'Argentina sì, però Eugenio, come avevo detto io, non è che possiamo guardare l'immediato. Certo, ma tantomeno la Coppa d'Asia, perché sì, noi abbiamo pensato di costruire, noi eravamo andati lì, eravamo stati chiamati per preparare il mondiale. Certo, e quindi siamo partiti selezionando degli uomini in età per poter arrivare nel pieno della maturazione tecnica e nervosa e di esperienza per il mondiale. Quindi l'obiettivo principale, certo, era quello, ma secondo me il grande segnale l'abbiamo mandato dopo la partita, quando
abbiamo detto ai giocatori, perché loro sono abituati a tornare a casa, non li abbiamo fatti viaggiare immediatamente, non li abbiamo fatti rientrare nelle loro sedi immediatamente, e abbiamo detto che i giocatori potevano partire dopo aver dormito, quindi rimanevano in albergo la mattina dopo, e il giocatore forse più di maggior personalità ha detto no, io non ci sto e vado a casa. E questo giocatore non ha più visto la maglia della nazionale. E lì, secondo me, abbiamo mandato un messaggio forte, che quello che conta è il gruppo. Quindi si decide cosa fare e lo facciamo tutti, dai più vecchi ai più giovani. E lì, secondo me, abbiamo dato un messaggio, come ho detto, ben preciso, che ha dato un bel riferimento alla squadra. Perché tanto da qualcosa bisogna partire. Dobbiamo partire dalla squadra, perché nel calcio si vince di squadra. Nessun allenatore vince le partite, è la squadra, e neanche un giocatore vince la partita. Poi ci ricordiamo chi ha segnato, che ha fatto più gol nel campionato, ma i campionati si vincono, perché bisogna guardare il campionato, bisogna guardare la singola partita. Si vincono esaltando le qualità, trovando il modo di esaltare le qualità e soprattutto di quelli che hanno maggiore qualità, perché si vince di qualità, soprattutto con la qualità, però questa qualità deve essere sostenuta anche dalla quantità, e quindi ci vogliono i cosiddetti giocatori funzionali che si fanno un bel mazzo anche per gli altri, per esaltare appunto le qualità degli uomini migliori e poi la capacità di catturare appunto i giocatori. Sono queste le componenti poi principali che bisogna mettere in campo poi dopo noi allenatori ci esaltiamo quando vinciamo, ma noi la palla non la buttiamo dentro, noi creiamo i presupposti per creare le occasioni per vincere la partita. Poi dopo se il giocatore non ha questa capacità di metterla dentro la palla, tu le partite non le vinci. Quindi noi creiamo i presupposti, poi dopo conta la qualità dei giocatori. E l'ultima componente, visto che ci sono, che fa proprio quadrare, no, il tutto, ed è quello il segnale che sei arrivato a punto, è quando quelli di qualità si mettono a disposizione, ci mettono anche la quantità, e lì il punto che tu ti rendi conto che la squadra, non dico è in grado di andare da sola, ma quasi. Il tuo l'hai fatto quando hai creato tutto questo, il tuo l'hai fatto come allenatore, poi le partite le vincono loro, perché gli interventi li fanno loro, i gol li fanno loro. Però tu quando sei riuscito a creare questo ambiente qui, dove poi, come dicevo prima, prevale il rispetto dei ruoli, quindi presidente per presidente, l'allenatore fa l'allenatore, giocatore per giocatore, magazziniere, perché tanto che ci siamo, diciamo che i magazzinieri do del lei a tutti, per un rispetto di ruoli, ai medici do del lei, ai massaggiatori do del lei, a custode do del lei, ma non perché, perché io non sono il responsabile del magazzino. Se manca una maglietta, è il responsabile del magazziniere. Noi siamo i responsabili della prestazione della squadra, però non siamo i responsabili, i padroni di tutto. Quindi, nel rispetto dei ruoli, quando vige il rispetto dei ruoli, poi dopo diventa tutto più semplice, sì. Quando arrivi in una squadra ex novo. No, certo, poi abbiamo avuto Non è mai così, soprattutto i giocatori che sono lì da tanto, che hanno ottenuto dei successi, tendono un pochino a fare un po', a volte, non sempre, ma a volte fare quello che si sente autorizzati a fare qualcosa di diverso, e magari richiedono di,
di essere tollerati più degli altri, e che non va assolutamente bene. Io ho dato un seguito a quello di loro perché il resto nel calcio, 40 anni di calcio mi hanno insegnato che poi dopo il resto viene tutto dopo. No, assolutamente. Poi stavamo appunto dicendo poco tempo per la preparazione, comunque delle due partite Argentina e Corea del Sud, e poi abbiamo avuto anche lì poco tempo, 2 mesi per prepararci per la partenza per il ritiro della Coppa d'Asia, che anche lì ci sono state problematiche con, in alcuni ruoli dove ci sono stati degli infortuni, con vedisi centrali, i due centrali difensivi, Nagazawa e Tullio, infortunati, e lì abbiamo dovuto trovare delle alternative valide, allo stesso tempo giovani in prospettiva futura per i mondiali. E lì, Stefano, ti ricordi l'ultimo mese a ridosso della preparazione, quando abbiamo incominciato a visionare Maya Yoshida, che giocava all'epoca nel Velo? Sì, ma infatti, oltretutto, aggiungo quello che ha detto il mister, che in quel breve tempo si deve tenere in considerazione la problematica della comunicazione, perché certo, per noi era tutta una cosa indiretta e quindi non facile. Noi ci abbiamo messo tutta la nostra buona volontà, e loro ci vedevano molto compatti, molto uniti in tutto quello che il mister diceva e in tutto quello che facevamo, quindi per loro... Però la comunicazione è importante, perché tante cose avevamo voglia di poter dire, trasmettere e non ci riusciva. Però chiaramente, se poi siamo riusciti ad andare in Qatar e vincere la Coppa d'Asia, sicuramente vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, non soltanto dal punto di vista tecnico e tattico, ma in tutte quelle che sono poi le componenti. Avevamo creato un bel gruppo. Ma soprattutto, Stefano, il gruppo. Perché il gruppo. Come abbiamo detto prima, non abbiamo puntato sull'esperienza, sui giocatori migliori di quel momento. Abbiamo pensato più a costruire, tant'è vero che quando noi terminammo la finale, quando io entrai negli spogliatoi, il direttore mi disse: non ci avrei mai scommesso nulla sul nostro successo, perché è fortemente inaspettato, perché non eravamo partiti per questo obiettivo qui. Però sai, il gruppo, la compattezza, come dicevo prima, vedi, gira di gira e torniamo lì. Che si vince di squadra. Sì, noi la squadra l'avevamo costruita. A parte tre giocatori, ha giocato tutti, e che l'armonia era la migliore possibile, l'ha dimostrato. Non so se è una casualità, ma ogni qualvolta io inserivo un giocatore nuovo nel finire di partita, e quello che entrava era colui che segnava. Veramente. Vedi Noah, vedi Osgai, no? Veramente. Avevamo creato un clima. Lei, solamente, non sono entrati solo due giocatori durante la Coppa d'Asia con lei: Gonda, il terzo portiere, e Moriwaki. Tant'è che lei, quando siamo tornati, rientrati in Giappone. Noi abbiamo cambiati Giappaolo, noi abbiamo cambiati diversi, perché parecchi giocatori erano infortunati, perché Giappone era fine campionato. Sì. No? Poi si sono dovuti fermare. Attenzione, se ben vi ricordate, noi anche a livello dell'imperatore, perché c'era la Coppa dell'Imperatore il 1° di gennaio, sì, e noi siamo partiti il 4, e dovevamo, quindi c'è stata la sosta di una ventina di giorni tra la fine del campionato e la Coppa dell'Imperatore il 1° di gennaio, e poi dopo noi 4 siamo partiti, e poi dopo quanti giocatori abbiamo prima della partita inaugurale puoi cambiare? Noi fino a 24 ore prima della partita, no, si sono rotti diversi giocatori. Due ne abbiamo cambiati. Se ben vi ricordate, addirittura avevamo avuto delle difficoltà nel programmare il cosiddetto ritiro,
perché avevamo alcuni giocatori che venivano dall'estero, che erano impegnati con i campionati di loro proprietà, quindi non riuscivano a liberarsi nel periodo di Natale, e ufficialmente noi ci siamo trasferiti ai primi di gennaio in Qatar. E allora, vi ricordate, abbiamo fatto 5 giorni al centro lì di Sakai, di Osaka, e dopodiché abbiamo dato 2 giorni liberi e siamo partiti poi per il Qatar a una settimana prima dell'esordio. Quindi anche nel lavorare nelle varie aspetti, non dico sotto l'aspetto fisico perché c'era poco da poter incidere in funzione del tempo a disposizione, ma soprattutto in quello che era un contesto di dettami tattici, diciamo che sotto questo aspetto siete stati bravi a creare una sintesi e dare delle informazioni ben precise. E dall'altra parte abbiamo avuto la fortuna di avere un gruppo molto recettivo, con grande cultura del lavoro, con grande disponibilità, e quindi abbiamo ottimizzato tutto quello che era il tempo a nostra disposizione. Ed è stato poi un crescendo durante la competizione stesso. Noi non abbiamo fatto un grandissimo esordio, ma proprio perché a livello sia di tempo a disposizione, ma soprattutto per la questione di automatismi, non avevamo avuto il tempo per poter oliare la macchina. Ma in fondo non ci arriva che parte forte, ci arriva... No, ma diciamo che siamo stati bravi anche in questo. E in quel periodo, durante la competizione, siamo riusciti anche a creare un gruppo, che poi ce lo siamo portati per tutto il quadriennio. Posso intervenire? Qual è stata la chiave? Come no? La chiave è stata l'espulsione di Stefano alla panchina nella partita con la Siria. Quella è stata un'espulsione storica, perché noi c'è stata una reazione di tutto un popolo, secondo me. Sì, perché poi Stefano in Giappone non viene, come dicevamo prima col mister, prima della diretta, non viene espulso mai nessun allenatore, ma neanche il secondo poi non risulta negli annali. Beh, quindi se hai scritto la storia anche in quel caso, devo dire che è stata una scena meravigliosa. Poi, non so per quanto tempo mi facevano sempre il segno del cartellino rosso, per loro era una cosa, è tutto scandalo nazionale. Precisi come sono, rispettosi loro. No, poi l'altra cosa che c'è da dire è che quanti adesso a oggi, soprattutto in Germania, ci sono 1-2 giapponesi per squadra, per dire, sono tantissimi giapponesi, sono arrivati anche in Italia, no? Però allora all'estero c'era Hasebe, che era nel Wolfsburg, forse, mi sembra, sì, sì, Nagatomo, sì, che era appena arrivato, mentre io sono andato in Giappone, lui è arrivato a Cesena. C'era Keisuke Honda al CSKA di Mosca. E Honda che giocava in Russia. Al CSKA, sì. Al CSKA. 4-5. C'era Kawashima in Belgio. Sì, Kawashima in Belgio, e Yoshida che giocava in Inghilterra. No, Yoshida no, giocava in Olanda. Perfetto. Ecco, e diciamolo che poi, vinta la Coppa d'Asia, ce li hanno portati via quasi tutti all'estero. Perché, Kagawa, Okazaki, insomma, tanti Sakai, no? Tutte e due i Sakai sono andati, e Inui, insomma, la Germania soprattutto ha fatto man bassa, perché sono molto dirigenti come loro, sono molto professionali, e evidentemente si trovano a loro agio, maggiormente a loro agio in quell'ambiente, perché poi dopo questi, anche quando siamo andati via noi, ce ne sono andati altri ancora. La Germania preveva sempre molto bene dal Giappone. Sono molto, diciamo che sono anche meno vincolati dalle regole federali, perché sono loro affidabili. Hanno solamente l'obbligo di far giocare 5 tedeschi, poi non hanno vincoli di extracomunitari, e quindi per loro è un'opzione, una possibilità
di poter, fra virgolette, rischiare gli investimenti asiatici. Ad esempio in Italia è molto più difficile perché rientrano negli extracomunitari e quindi evidentemente non ci accolliamo il rischio di andare a vedere un calcio così lontano. Diciamo anche, visto che stiamo parlando di giocatori giapponesi, facciamo un po' il quadro sulle loro, insomma, sulle loro caratteristiche, no? Ci sono dei giocatori che quando gli avversari calano, loro mantengono l'andatura, no? Hanno questa grande resistenza alla velocità, sono molto reattivi, hanno un grande riuso elastico, hanno una grande capacità aerobica e quindi sono sicuramente atleti di grande disponibilità verso il lavoro e c'è grande soddisfazione ad allenarli. E poi sono tecnici, sono dinamici lo sono diventati perché erano abituati a giocare solo con la palla, poi dopo hanno anche imparato a muoversi, a farsi dare la palla anche sulla corsa. Ma purtroppo non hanno i loro difetti, sono che io non so se chiamarli difetti, no? Hanno una, sì, che hanno poca fisicità, quello sicuramente. L'altro difetto che mi viene in mente è che non posseggono la malizia. Sì. No, loro non cercano mai la furbata, non cercano, non hanno mai contro il regolamento. E nel calcio quando vai a combattere contro le squadre sudamericane e quelle europee, il fallo tattico non esiste, qualcosa no. Parte, insomma, no? Il fallo tattico non esiste. Stefano, attento che sbatti sul microfono. Ok, no. Come? No, tornando alla cavalcata della Coppa d'Asia, dopo che appunto, come diceva lei, mister, siamo partiti piano piano, è stato un crescendo di partita in partita, le prime due con difficoltà contro Siria e Giordania, la terza contro i campioni d'Asia uscenti dall'Arabia Saudita, abbiamo vinto molto bene 5-0, pronti via, quarti di finale contro il Qatar. Qatar, squadra di casa, squadra che... Qatarini reali pochi, tanti naturalizzati. È stato un banco di prova, una partita difficilissima. Quasi tutti. È stata una partita che è stata decisa non a caso alla fine, perché è stata combattutissima. Loro erano maggiormente abituati a giocare insieme. Avevano diversi brasiliani di Trento, come fanno anche tuttora, no? Che costruiscono queste squadre dotate di tanto talento, però noi dalla parte nostra avevamo questa compattezza che abbiamo detto prima, che quelli che entravano poi dalla panchina nel momento del bisogno, quando c'erano meno energie, davano veramente, si spendevano molto, molto per gli altri. Non ti ricordi anche quando siamo andati in svantaggio al secondo tempo, c'è stato lo svantaggio e allo stesso tempo abbiamo preso esatto. Doppia munizione. Siamo andati sotto di un gol e sinceramente loro era veramente una buona squadra, noi non eravamo proprio completamente a conoscenza del materiale a disposizione che avevamo. E quella è stata un'ottima occasione perché siamo riusciti a vincere, come diceva giustamente il mister, ci ha fatto vincere un giocatore che è subentrato dalla panchina, che non so come faceva a essere lì in quel momento, che era un terzino, e ha fatto gol sul secondo palo a pochi minuti dai tempi della fine dei tempi supplementari. C'erano in quell'azione a tempo scaduto del gol decisivo, c'erano 5 rigori per noi. Buttavano giù come dei birilli, l'arbitro fischiava mai. Però andiamo a buttarla dentro a forza. Forse la squadra di casa era un pochino sostenuta, no? Cosa ci faceva i Noa lì? Io quando ci guardo ancora, quando lo faccio vedere ai miei amici, non ci credono. Ma si dice, ma questo non è una partita di calcio, insomma, c'è un trucco dietro. Sì, no?
incredibile. Assolutamente, è stata una grande prova di carattere quella partita, perché veramente 20 minuti dalla fine, 25 mi sembra c'è stato il gol e l'espulsione, stai sotto 1-0, pubblico è tutto contro, con tante altre cose contro per non... Io credo che tutte le partite, non c'è sta, a parte quella con l'Arabia Saudita che avevamo già passato il turno e dipendeva se passare per primo o secondo, però tutte le altre partite sono state da Caglio Palma, perché sì, anche la prima partita con la Giordania 1-1, con la Siria 1-1, e poi dopo abbiamo incontrato il Qatar, poi finale con la Corea. Con la Corea, tra gli storici della Corea, siamo in vantaggio sempre noi, sempre una guerra con il 90esimo, e poi andiamo ai rigori e Australia in finale lo stesso ai tempi supplementari, è tutta una partita. Oramai secondo me avevamo trovato anche una forma, diciamo così, d'allenamento mentale alla sofferenza, no? E noi la finale, correggimi se sbaglio, Eugenio, mi ho fatto la conta, eh? Esattamente, perché poi ho messo in campo i giocatori che in conseguenza di tutte queste partite ravvicinate, queste battaglie, ad arrivare appunto, soprattutto le ultime due, quelle col Qatar e con la Corea, l'avversaria storica, no? La battaglia fisica e di conseguenza energetica contro il Qatar è stata veramente molto molto dura, che io ricordo proprio l'ambiente che abbiamo affrontato con una squadra che era la squadra di casa che aveva organizzata, che proprio in quei giorni, se vi ricordate, era stato ufficializzato l'assegnazione del mondiale, e quindi con un'euforia intorno pazzesca, con una struttura che si era già creata per poter proiettarsi a far crescere tutto il movimento, quindi con una nazionale già atipica, usiamo questo eufemismo, nella struttura dei giocatori, con uno staff quale quello di Metz, che era in quel momento, soprattutto in quelle latitudini lì, fra i più importanti, perché aveva allenato il Senegal, aveva fatto benissimo in Coppa d'Africa, aveva poi una struttura dei preparatori che, vi ricordate, erano coordinati da italiani, quindi erano già non convinti, però avevano creato tutti i presupposti per poter vincere quella competizione, perché gli avrebbe dato un ritorno d'immagine in prospettiva del mondiale molto molto importante. Quindi è stata una battaglia su tutti i punti di vista, e l'aver vinto in quelle condizioni, in inferiorità numerica, veramente ci ha portato poi dopo, e secondo me è stato anche un vantaggio poi dopo ritrovarci in semifinale i nemici storici del Giappone, perché ha compensato a livello nervoso quello che noi avevamo perso a livello fisico con la battaglia del Qatar. E anche lì poi dopo nello sviluppo, diciamo che evidentemente il buon senso e la tua capacità di gestire al meglio il gruppo ci ha portato poi dopo a fare secondo me anche una buona partita contro la Corea, perché non ci dimentichiamo che noi a 20 secondi dalla fine dei tempi supplementari vincevamo 2-1, no? Esatto, ha preso su gol su punizione. Prendemmo gol su punizione, e lì veramente, mai come in quel momento, almeno io vi racconto la mia sensazione, ci siamo presentati tutti quanti abbracciati a bordo campo, ma con la convinzione e con la rabbia che non volevamo mollare assolutamente nulla, perché ci sembrava che ci stavano strappando qualche cosa che ci apparteneva alla finale. E quindi inconsciamente, veramente, tant'è vero che quanti rigori hanno sbagliato la Corea in quella partita lì. Ce ne siamo, con il soffio del vento, con la volontà, li abbiamo spinti noi fuori dalla porta. Almeno ricordo come fosse oggi, veramente quello stato d'animo, che non potevamo sbagliare quell'obiettivo. E poi la discorso della finale, che loro secondo me erano più forti,
più forti, soprattutto poi fisicamente. Erano, era una partita molto molto complicata quella con l'Australia. È stata, noi eravamo anche belli stanchi, perché in vista di quella partita molti giocatori avevano fatto giocare diversi giocatori che non si erano allenati o si erano allenati poco e niente, perché tra infortuni definitivi e parziali abbiamo fatto quasi la conta di chi era. Non si dimenticare il summit notturno che facemmo per valutare Okazaki, che aveva un problema al bicipite. Sì, un po' tutti, io me li ricordo, un po' tutti. Beh, comunque è andata bene anche quella, con un gol all'ultimo minuto, che eravamo in difficoltà, poi abbiamo fatto un cambio, Stefano ha suggerito di spostare Nagatomo un po' più avanti, 20 metri più avanti, e proprio da un bellissimo cross di Nagatomo, il nostro centravanti, lì, noi lo chiamiamo Ciusson, io credo che abbia fatto il gol più bello che abbia mai visto, al di là dell'importanza legata alla partita, perché ha deciso l'assegnazione della Coppa d'Asia. Io non ho mai visto colpire una palla da fondo campo, piegarsi, abbracciarla, colpirla così alla perfezione e metterla nell'angolino. Schwarzer, no, si chiamava il portiere del Chelsea, no? Schwarzer. Sì, ma ha fatto la finta di andare incontro, di andare sul primo palo. Neil, se non ricordo male, ci ha boccato, è andato a coprire il primo palo, lui invece è rimasto da solo all'altezza dell'area di rigore e ha fatto quel gesto tecnico che tutti dalla panchina abbiamo detto no, perché noi volevamo che lui quella palla la controllasse, poi certo. E ha detto no. Poi ha fatto gol, sì. Però mister, ci devi raccontare. No, forse volevo dire intanto che generalmente, perché chi ci ascolta, secondo me ha fatto un po' il legame tra quello che abbiamo vissuto noi, per farsi un'idea di come sarà il mondiale, come sarà organizzato il mondiale in Qatar, no? Certo. Visto che tra pochissimo con la nazionale italiana saremo impegnati in quel mondiale. Sicuramente sarà organizzato, diciamolo subito, diversamente. Non credo che mettano... Noi eravamo 4 gironi da 4 e hanno occupato solo 4 alberghi, perché in ogni albergo c'erano 4 squadre, una al primo piano, una seconda, una terza, una al quarto. Ricordate quando perse l'Arabia Saudita, perse, e la mattina incontrammo, io più o meno incontrai l'allenatore con la valigia che era già in partenza. E quindi sarà cambiata la città, sicuramente avranno fatto lo stadio, probabilmente sarà sempre quello. È cambiato tutto. Se ben ti ricordi, noi in questi 4 anni del Giappone, poi per diversi motivi ci siamo ritrovati più volte a ritornare in Qatar per preparare le partite. Ogni volta che siamo ritornati, ritornavamo a Doha, davamo una città che si stava trasformando, e quindi sicuramente, come dici tu, ad oggi ci sono delle potenzialità in quella realtà, tant'è vero che è diventata sede di ritiri di top club europei, no, in periodi invernali, perché adesso sia a livello alberghiero, sia a livello di attrezzature e di strutture sportive può ospitare tranquillamente top club e realtà di altissimo profilo. Però noi in quel periodo, giustamente come dicevi tu, l'organizzazione aveva concentrato i 4 gironi in 4 alberghi diversi e convivevamo nello stesso albergo con le squadre avversarie. E diciamo, sotto certi aspetti è stata anche un'esperienza nuova che ci ha permesso anche
di vedere le cose con ottica diversa, no? Perché noi venivamo dalla cultura, soprattutto nostrana, italiana, dove il ritiro diventava un bunker, e ci dovevamo invece preoccupare in quella realtà di trovare i momenti e gli spazi giusti per avere un po' di tranquillità nostra. E anche in questo siamo cresciuti. Poi, quello, io non so se avrò l'occasione di andare a vedere qualche partita nel mondiale che si disputerà appunto 2022 in Qatar, visto che si giocherà a gennaio per evitare il caldo di luglio e agosto. Saremo impegnati con qualche squadra. Come? Sì. Può darsi che saremo impegnati con qualche squadra. Anche perché quella terra se non c'è due senza tre, visto che ne abbiamo fatti due. Sto pensando, il problema grosso che ho visto per chi pensa di andare a vedere la partita o le partite sarà il traffico. Perché Doha è molto piccola, è vero, quindi non dovrebbe comportare ritardi, però ci ricordiamo bene che c'era un traffico infernale. Non so come lo risolveranno questo problema, perché le partite si disputeranno tutte a Doha, quindi un mondiale giocato tutto, probabilmente non credo che sia sorta qualche altra città nel frattempo, ma un'altra città appositamente anche proprio in funzione è comunque un mondiale in due città così, sì. Che ci sarà in questo mondiale, in quel mondiale ci ricordiamo le strade come erano, sì. Erano terrificanti, e quindi però avranno trovato sicuramente una soluzione, però diciamo, non so quanto tempo abbiamo, però diciamo che questa nazionale, soprattutto noi, ha regalato grandi soddisfazioni, no? No, oh, assolutamente, mister. Dopo la Coppa di soddisfazione, grandi gratificazioni, e soprattutto al di là dei risultati, perché abbiamo disputato due coppe, una la Coppa d'Asia, poi abbiamo dopo, siccome l'Asia è enorme, c'è un'altra Coppa d'Asia, la Coppa d'Asia dell'Est o la Coppa d'Asia dell'Ovest. E noi ovviamente abbiamo partecipato alla Coppa d'Asia dell'Est e abbiamo vinto anche quella in finale in casa della squadra di casa della Corea, della Corea del Sud. Sì. E quindi su due coppe abbiamo centrato due primi posti, dopodiché siamo andati in Confederation Cup e lì la nostra migliore prestazione è stata sicuramente quella contro l'Italia, dopo due l'Italia di Prandelli, dopo 20 minuti circa, mi sembra, correggetemi se sbaglio, eravamo sul 2-0. Sembrava non ci fosse partita, tant'è vero che Prandelli sostituì Aquilani per una questione tecnica di equilibrio della squadra dopo 20 minuti, no? Con Giovinco, non credo con Giovinco, con Giaccherini forse. Tolare, mi è stato. Giovinco mi sa che trova la fine. No, non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che il cambio. Una sostituzione anomala, perché è difficile, io ho mai visto in nazionale un giocatore che viene sostituito dopo 20 minuti, perché non la prendevano mai. E poi dopo, come dicevo prima, a noi in quella cultura manca la malizia, e sul calcio d'angolo abbiamo preso quel gol di Biagio, no?
Comunque, no, De Rossi. E è una partita che dominata, ma all'ultimo minuto si è riusciti a perderla. Prima sempre di malizia. Sul calcio d'angolo perché Maeda è andata a bere. Bere là. Perché in Giappone si fermano. Perché in Giappone si fermano. Sul calcio d'angolo vanno a bere. Dopodiché abbiamo fatto, prima del mondiale, siamo andati a fare delle amichevoli ed eravamo convinti al mondiale, dove non abbiamo superato la prima fase, pensavamo di decisamente, io perlomeno ero convintissimo di fare turno, essere molto protagonista, perché il pre-mondiale ci ha visti fortemente protagonisti, andando a vincere, parla al di là della partita fantastica con l'Italia, siamo andati a vincere in casa della Francia di Deschamps, siamo andati a pareggiare 2-2 in casa dell'Olanda e siamo andati a vincere 3-2 in casa del Belgio, che è la stessa nazionale titolare di riserve di oggi, nessuno è escluso, no? Con i Lukaku, con gli Hazard, con i Fellaini, con De Bruyne, Vertonghen, no? Courtois, insomma, Mertens in panchina, sì. Mertens in panchina, Nainggolan in panchina, ricordiamocelo. Sì, sì. Segnare 3 gol in casa del Belgio, 2 gol in casa dell'Olanda e andare a vincere in casa della Francia di Deschamps, insomma. Significa che avevamo raggiunto, almeno per me, penso che sia altrettanto per voi, avevamo raggiunto dei livelli che ci portavano a pensare di poter essere protagonisti anche al mondiale. Poi al mondiale non abbiamo rispettato le attese e io mi sono dato una risposta sola, perché ci ho pensato tanto, perché la delusione è stata talmente alta, per me che mi aspettavo appunto di essere protagonista mondiale, che la squadra ha riflettuto sul suo passato e sul passato gli ha detto che la storia non era a nostro favore. Il Giappone non è mai stato protagonista in un mondiale e quindi le nostre aspettative erano probabilmente erano troppo alte, però era difficile non pensare, secondo me ci siamo un po' impauriti, appunto non avendo una storia importante negli anni passati, non siamo andati pensavamo noi di avere inculcato quella mentalità, quella convinzione di dire, beh, noi siamo quelli che abbiamo visto negli ultimi mesi, no? In questa crescita costante, siamo arrivati a questi livelli, quei risultati che abbiamo fatto, anche seppur in amichevole, da ultimi, non sono una casualità, andiamo e facciamo il nostro tipo di calcio. Non ci dobbiamo adeguare agli avversari perché oggi siamo una realtà. E nella testa dei nostri giocatori probabilmente non è stato così, perché noi gli abbiamo chiesto di forzare e invece abbiamo visto una squadra, dopo essere andati in vantaggio nella prima partita con la Costa d'Avorio, e dopo la squadra non ha mostrato quella personalità, quella sicurezza, quella autorevolezza che avevamo mostrato negli anni precedenti e soprattutto nell'ultimo periodo preparatorio del mondiale. Ma fino alla settimana prima, mister, ti ricordi la partita amichevole che facemmo in Florida contro la Costa Rica, che poi fu la rivelazione di quel mondiale lì, che vincemmo 3-1, ma sciornando un calcio spettacolare con veramente grande soddisfazione. No, io li guardo di tanto in tanto. Certo. Cioè, abbiamo allenato anche altre squadre,
però non so se anche il Milan e l'Udinese abbiano toccato le punte che ha toccato quella squadra. Quella squadra giocava a uno o due tocchi con una continuità mostruosa e così facendo dava tantissima imprevedibilità. E quindi gli avversari, non è un caso insomma che hai fatto quei risultati grazie a questa imprevedibilità, perché avevano memorizzato pienamente, anche perché loro erano dotati di tecnica, come abbiamo detto, capacità e resistenza, e quindi avevamo proposto veramente così tanto. Poi dopo lì, come abbiamo detto, purtroppo è lì la delusione, no? Perché se non ti eri illuso. Però secondo me è la squadra che ho allenato che per lungo tempo ha fatto vedere il calcio migliore, secondo me. Roberto, scusa se ti interrompo, però io so che tu non sei d'accordo, perché tanto queste cose qui le abbiamo dette tante volte. È giusto la tua considerazione, perché la tua è una considerazione da allenatore. Ma io ho sottovalutato il passato. Sì, però Alberto, purtroppo sono quelle competizioni lì, sono delle cose che devono, diciamo così, abbinarsi tanti fattori positivi insieme. E noi quei fattori positivi che abbiamo menzionato prima con la Coppa d'Asia non è stata la stessa cosa per il Mondiale. Noi abbiamo perso 5 giocatori che rappresentavano la nostra colonna dorsale, la spina dorsale della squadra. Noi abbiamo perso Conno, Endo, Asebe, Maeda, Onda che non giocava, e Maeda. 5 giocatori che facevano parte della squadra che tu hai detto che abbiamo vinto in Francia. Io sono d'accordo con te che noi dovevamo avere la capacità di sostituire questi giocatori, ma un conto è sostituirli sotto l'aspetto tecnico e tattico. Un conto è sostituirli sotto l'aspetto, diciamo così, della personalità che davano questi giocatori alla squadra. Ormai erano l'anima della squadra. E guarda caso rappresentavano, diciamo così, proprio la spina dorsale della squadra, cioè all'interno. Dopo sappiamo benissimo che all'esterno puoi mettere i giocatori che hanno voglia, umili, giovani, che corrono, ma all'interno ci devono essere gente che sostiene tutto questo. E noi abbiamo perso Conno, che era il nostro difensore centrale. Endo non giocava e si era fatto male, l'abbiamo portato lo stesso al mondiale. Poi lasciamo stare Uccida, lasciamo stare Asebe, si è fatto male. poi Asebe, siamo stati fino all'ultimo, eravamo in Florida, lo portiamo o non lo portiamo? Lo portiamo o non lo portiamo? E l'abbiamo portato, però non era in condizioni. Poi Maeda era purtroppo a fine carriera e anche lì ci è arrivato che non era nelle condizioni, e abbiamo optato per altre soluzioni, e purtroppo abbiamo avuto anche Onda che ha cambiato squadra, quell'anno lì mi sembra che è andata al Milan, no? Mi sembra, no? E non giocava. Non giocavo. Senza poi pensare a Nagatomo, stessa cosa, anche lui veniva da un grosso infortunio. Beh, ho capito Anche che era al Manchester e non Shinji Kagawa era al Manchester. Kagawa che non giocava al Manchester, sicuramente non voglio andare a trovare delle scuse, No, no. però in una competizione così importante come il Mondiale, dove oltretutto non siamo stati neanche fortunati con l'abbinamento, perché abbiamo trovato 3 squadre fisiche. Forse Stefano è stato il girone più duro, forse di tutto il mondiale, perché c'era Giappone, più equilibrato, Giappone, Colombia, Grecia, Grecia. Insomma, Costa d'Avorio, alla fine in teoria. Costa d'Avorio è C'era detta così la quarta squadra, dove la c'erano Colombia giocatori che come sarebbe Drogba stato. e Touré. Io Dove ricordo tra che lui è quando stato devastante. per noi, cioè, troppe cose hanno coinciso negativamente. Però bisogna mettere tutto sul piatto della bilancia, è chiaro, questo sono d'accordo. Non è che uno cerca alibi, però alla fine bisogna magari mettere tutto sul piatto. No, Questo mi è vero. spiace perché avevamo tanta voglia di stupire, e eravamo tutti volenterosi di stupire, perché chiaramente. È perché quando ti abitui bene, Certo. per 4 anni
si è abituato a mangiare del caviale perché gli piace mangiare il caviale. Certo. Siamo rimasti tutti male, certo. Quindi trovi le patatine fritte, magari ti piace più le patatine fritte, però. Una cosa che almeno a me, ma penso che anche a voi, ha insegnato quell'esperienza del mondiale lì, che ci sono delle competizioni che a livello nervoso ti succhiano tante tante energie. Personalità è fondamentale. E quindi avere personalità, avere un group, tant'è vero che, tolto poche eccezioni, il mondiale non la vince la migliore squadra nel gioco, ma quella che è formata da un gruppo di grande personalità, di grande esperienza internazionale, che riesce a gestire la pressione e le energie nervose che ti consuma un mondiale, perché la visibilità a quei livelli per 20 giorni, dove la pressione ce l'hai costantemente in ogni secondo della giornata, se non hai uno spessore, un carisma, una capacità di gestire questa componente qui, ti porta a svuotarti e a presentarti a volte impreparato a quello che è non tanto l'organizzazione, una buona condizione, ma un aspetto che secondo me è fondamentale, perché parliamo di uno sport integrato come quello del calcio, dove tutte le componenti hanno lo stesso peso, e quindi quando ti viene a mancare la componente nervosa va a incidere sicuramente all'indice della prestazione generale. È vero, è vero. No, è verissimo, è verissimo. Però ricordo che abbiamo fatto un mondiale con una squadra sperimentale, perché io mi ricordo quando dovevamo fare la selezione, insomma, non era, cioè dovevamo prendere tanti giocatori che non avevano neanche mai giocato in nazionale, quindi sì, è importante, voglio dire. Vabbè, però non ci puoi arrivare con dei problemi in quelle competizioni lì, quei problemi li devi risolvere quando sei lì. Abbiamo avuti, come dicevi tu prima, ce ne sono stati diversi che alla fine poi hanno anche inciso. Questo è stato un peccato, un rammarico quello, magari essersi... Perché avevamo questa consapevolezza, certo. Avevamo acquisito questa consapevolezza, e per quello che ci è rimasto male, perché poi la storia è quella. Certo. Mister, cosa pensa di aver dato al Giappone, cosa il Giappone ha dato a lei? Io, come ho detto prima, ho sempre pensato che si vince di squadra, perché la storia mi ha insegnato che si vince di squadra, e quindi trovarmi in una squadra che ha come cultura di base, no? Al primo posto nella costruzione della squadra, quella di giocare tutti insieme, mi ha messo sicuramente nelle condizioni migliori per poter lavorare. Ma non so, forse mi ha tolto qualcosa, perché abituato con questi qui che si compattano così, che si aiutano l'un con l'altro, e dopo abbiamo visto altrove che non è, anzi non è quasi mai così, se non in un momento, non so, finale, no, di un campionato, di una competizione, che allora tutti si compattano e si mettono tutti a disposizione, no? Ma non si parte così. Invece in Giappone, a differenza di... Io ho allenato 40 anni e onestamente quasi sempre abbiamo costruito dei gruppi fantastici, ma lì è quasi nato fantastico, voglio dire, no? Perché c'era una base nella costruzione della squadra, una compattezza che ce l'hanno per natura. Io sono rimasto, sapete perfettamente, siamo andati via che facevamo altro che piangere, anche nell'aereo quando mi hanno accompagnato il portellone, perché sono venuto il portellone con le telecamere, sono venuti il capitano e Uchida a salutarla, a portarle le valigie, invece di andare in vacanza, che dopo la settimana dovevo riprendere il ritiro con
le squadre, le rispettive squadre in Germania sono venuti, è stato poi anche l'accoglienza della gente, no? E voi siete arrivati la mattina, no? Se non sbaglio, no? Ecco, noi siamo arrivati la sera e la gente era ancora lì che aspettava che arrivassimo noi col nostro aereo. Io a loro penso di mondiale parte di avere trasmesso la consapevolezza che sono arrivati a un punto tale che non devono temere nessuno, devono andare in campo e non pensare che hanno di fronte, pensare solamente a quello che hanno imparato in tutti questi anni, anche se sono molto giovani calcisticamente, perché il calcio giapponese è nato, è più giovane degli altri. Ho vissuto una bellissima esperienza con colui che ha inventato il manga, no? E penso che sia nato proprio da una sua domanda, perché lui mi raccontava Takashi, no? Che Oni Benji, no? Per chi non lo sa, no? Candy, e mi raccontava che lui guardava il mondiale in Argentina, ma lui non aveva mai seguito il calcio. Era con un amico appassionato di calcio, insieme hanno guardato una partita e gli è venuto spontaneo di chiedere all'amico: ma noi giapponesi, quando ci tocca giocare? Quando giochiamo? Quando in che partita, la nostra partita? Esordiamo. Domani, dopodomani? E lui ha detto: no, noi non partecipiamo. Ma come? È il mondiale di calcio, un paese come il Giappone, non, perché lui di calcio sapeva nulla, no? Non, una squadra importante come il Giappone non partecipa al mondiale? No, non partecipiamo al mondiale perché non abbiamo un campionato ufficiale. E lui a quel punto si è messo a disegnare Oli Benji. Sì, mi ricordo a Londra, ministro, quando siamo stati. Si è messo a disegnare Oli Benji ed esplosa questa, la mania del calcio grazie ai fumetti di Takashi, e di lì è partito, che poi hanno chiamato Massaro, Schillaci, no? Hanno chiamato e hanno cominciato a investire nel calcio e di lì è partita. Però loro hanno sempre avuto un approccio timido. Ecco, nella nostra gestione, parte finale, quindi del mondiale, l'approccio era: ma adesso andiamo in campo e vi facciamo vedere chi siamo, a che punto siamo arrivati. Poi purtroppo, come ho detto prima, nella competizione più importante, quindi come avete studiato bene, no? Essere stato il più bravo della classe tutto l'anno, poi dopo arrivi davanti all'esame finale che ti puoi prendere dal panico e non riesci a farlo. Ecco, io riesco a inquadrarla in questa situazione, però sicuramente mi è rimasta l'esperienza probabilmente più bella di vita, più bella, lì anche e soprattutto grazie a te, perché il contatto l'hai avuto tu, Gianpaolo, ed è nata da un contatto che avevi tu, perché loro stavano prendendo, se non sbaglio, Pellegrini. Però conoscendo appunto le persone a cui siamo rapportati, ma soprattutto capendo le esigenze che avevano loro, Mister Lei era la persona perfetta, e difatti i 4 anni sono stati una dimostrazione. Sono stati, beh, naturalmente poi anche tu, insomma, io quando c'è possibilità ci si va in Giappone, insomma. Assolutamente, abbiamo sempre contatti. Siamo rimasti tutti, no? Eugenio, Stefano, no? Siamo tutti rimasti legatissimi a questo popolo. Adesso diciamo che ci sentiamo 50% giapponesi, ma insomma,
rituale c'è. No, no, questo è vero. Anche Stefano sempre... non ho il passaporto giapponese, però mi sento anche perché la prima regola in Giappone è quella di rispettare gli altri. Io la condivido in toto, perché come ho detto prima, poi sono per il rispetto dei ruoli. Nelle squadre che abbiamo allenato, avevo sempre messo il primo punto, poi è ovvio che sì. Mettendo il primo punto il rispetto dei ruoli, è facile anche dare scontro con i presidenti, no? Capitato non poche volte, ma d'altronde senza di quello non si riesce a costruire appieno quello che si vorrebbe costruire. Stefano. No, dico adesso perché ci siamo messi a fare tutti questi bellissimi ricordi di questa bellissima esperienza dal punto di vista calcistico. Io di solito, le città delle squadre, delle tante squadre che abbiamo allenato, mi ricordo la parte calcistica, ma non mi ricordo mai niente per quello che è legato alle città. Invece, a parte queste chiacchierate fra di noi, ma se rammentiamo qualcosa del Giappone, è difficile che diamo priorità all'aspetto calcistico. Preferiamo raccontare l'esperienza che abbiamo vissuto per esserci, diciamo così, davvero, guarda, a livello culturale. Anche se ci siamo beccati il terremoto l'11 marzo, l'esplosione nucleare, il terremoto più grande della storia in Giappone, è relativa alla costa del pianeta nucleare, che ancora condiziona. Ma leggevo l'altro giorno che ci sono dei surfisti che vanno ad allenarsi lì davanti alle acque radioattive di Fukushima, ma 2 giorni fa l'ho letto. È stata una bella e forte esperienza. Bella esperienza, però abbiamo visto anche loro Sono bella, non sono d'accordo. No, bella no, io dicevo. Bella, non sono d'accordo. No, ma mi riferivo a come loro. Come hanno reagito? Senza compiangersi, senza chiedere tanti aiuti in giro. Insomma. Sono rimboccati le maniche subito. Io faccio sempre l'esempio. Non la raccomando a nessuno, neppure a mio peggior nemico, quella esperienza. Se non proprio a volte quando mi chiedono dell'esperienza in Giappone, nel cercare di spiegare che mondo diverso, almeno è quello che è la nostra esperienza, non so se vi ricordate i primi giorni che stavamo a Tokyo, alla sera di solito andavamo a cena tutti quanti assieme, e una di quelle sere noi passammo su una strada dove ci stava un cantiere che stavano lavorando e stavano rifacendo la strada. C'ho il video io. Ti ricordi? Guarda, veramente... quando si parla di squadra, l'organizzazione nel minimo particolare, dove c'è, oltre agli omini che facevano il lavoro sporco in quello che era il rappezzo della strada in quel momento lì, c'era l'addetto a coordinare il traffico pedonale, c'era l'addetto in qualche modo a tenere, diciamo, pulita la zona del cantiere, e mi ricordo questa scena dove noi, non so quanto tempo siamo stati a cena, al ritorno non c'era più niente, tutto a posto. Nel passare più o meno in quella zona lì, mi ricordo io o Maurizio dicevamo: guarda che abbiamo sbagliato strada. C'era il cantiere. Invece in giro di 2 ore avevano fatto i lavori e avevano praticamente fatti talmente perfetti che non avevamo i punti di riferimento dove c'era stato il raddoppio. Incredibile. Quella è una, perché ti dimentichi quando ci siamo fermati a quel semaforo e c'era un cantiere e l'abbiamo ripreso, che stavano facendo capomasto, si è messo davanti e con tutti gli operai davanti gli ha fatto fare il riscaldamento. Riscaldamento prima di cominciare a lavorare il cantiere. Ho il video, di tanto in tanto lo faccio vedere. Come fai a non innamorarti? A chi si lamenta di quello che deve fare.
innamorarti di quella cultura e di quel paese lì. Diciamo che veramente siamo stati fortunati a vivere quell'esperienza e che diciamo anche nel nostro piccolo che loro sono stati fortunati a scegliere forse, cioè sicuramente l'allenatore è uno staff che nella mentalità era molto vicino a loro, insomma, quindi diciamo che ci siamo trovati. Assolutamente. Mister, io non so come ringraziarla, è stata una piacevolissima conversazione, è sempre un piacere rivedervi, ogni tanto ci sentiamo, magari con Stefano un po' meno perché mister Stefano c'ha già tanti nipoti, poi adesso un nipote nuovo in arrivo, una nipote in arrivo, quindi facciamo tanti auguri e speriamo di vederci grazie. Presto a settembre come da programma, dai, speriamo. Eugenio, grazie infinite, con te vabbè, sei di casa. Grazie a voi. Grazie. Mister, ciao, grazie. Buona serata. Grazie a tutti. Ciao.